Miei carissimi milanesi, milanesi è una parola complicata spesso e volentieri da definire, perché come sempre questa domanda ci siamo fatti in qualsiasi puntata alla fine della fiera che abbiamo mandato in onda qui: chi sono i milanesi? I milanesi sono quelli che nascono a Milano? No, i milanesi sono quelli che arrivano a Milano. No, i milanesi sono quelli che capiscono come si vive in questa città. I milanesi sono quelli che amano questa città. Non so, non lo so bene neanche io chi sono i milanesi. So precisamente però che l'ospite di oggi, la persona che ho qui al tavolo quest'oggi, è uno di quelli che questa città la ama profondamente. Se n'è innamorato, la ama e fa di tutto per renderla migliore ogni giorno. Sigla. Ed è con noi quest'oggi, lo vedete qui al mio fianco, Albi Oxa. Buongiorno Albi, buonasera, benvenuto. Buon pomeriggio Fabio, grazie dell'invito. È bello essere di nuovo assieme. Eh sì, meno male, bello rivederti, bello ritrovarti. Albi Oxa, sicuramente un milanese. Accidenti, direi proprio di sì. A me piace dire che sono nato in Albania, cresciuto in Italia e rinato a Milano, quindi diciamo che questo spazio rappresenta per me il luogo dove ho imparato a conoscere le responsabilità, dove ho altrettanto imparato a prendere decisioni, e di fatto è dove sono diventato uomo, ecco. Rinato a Milano, interessante, un po' una sorta di nuova vita proprio quella che tu hai ritrovato qui, ma che hai costruito però tu, mattoncino su mattoncino, no? Decisamente, sì. La vita a Milano inizia nel lontano 2012-2013. Mi trasferisco qui per motivi di lavoro prevalentemente e di fatto trovo, diciamo, la direzione e diversi stimoli che poi mi hanno portato, ecco, a ritrovare la mia identità, avendo io appunto una provenienza di origine straniera, e a consolidare questa identità, a lavorarci insomma sotto diversi aspetti e ad un certo punto anche a trovare poi gli stimoli per poter aiutare gli altri o coloro che con un percorso simile al mio, che quindi arrivano in una grande città, per poter, diciamo, attivarsi. Ma partiamo da lontano. La storia inizia appunto, cominciamo in Albania, no? Sì. Tu sei nato dove? Io sono nato nella città di Elbasan. Elbasan è una città in mezzo all'Albania, se non ricordo male. Sì, sono stato in Albania in centro Albania, una bella città, una di quelle industriali. Esatto, sì, anzi, è stata una volta industriale, adesso un po' meno, mi ricordo queste grandi fabbriche un po' dismesse ormai. Sì, c'è stata la sede dell'industria metallurgica, quindi un luogo che di fatto poi ha creato opportunità per un luogo di lavoro di operai, diciamo. Immagino la tua infanzia è stata tutte blu che entravano e uscivano dalle fabbriche. In realtà però la tua infanzia poi brevemente si trasferisce qui, nel senso che tu a che età arrivi in Italia? Io sono arrivato in Italia all'età di 9 anni, okay. Quindi ho iniziato a frequentare la quarta elementare, allora non parlavo nemmeno una parola di italiano, dunque oggi ci possiamo sorridere assieme, no? Non vorrei immaginarmi il piccolo Fabio di 9 anni che dall'Italia prende, va anche semplicemente in Germania o in Francia e viene buttato in una classe dove sei completamente, cioè non sei straniero, sei proprio estraneo. Pensa Fabio che allora ero solamente il secondo alunno di provenienza straniera in tutta la scuola, quindi era proprio un'altra Italia, erano altri tempi. Sì. Oggi farebbe strano, no? Averne solo uno in classe, diciamo, infatti, di provenienza straniera, quindi arrivo a 9 anni, cresco appunto in Friuli Venezia Giulia, per la precisione in provincia di Pordenone, dove tuttora risiede la mia famiglia. E diciamo che è stato sfidante, perché appunto un po' la barriera linguistica prevalentemente, per non parlare dell'impatto culturale iniziale, che ho dovuto, come dire, trovare gli strumenti abbastanza in autonomia per poterlo affrontare, questo processo. Perché non esiste una scuola che ti insegna ad essere un immigrato, ahimè, quello che è proprio la parola giusta, è quella, no? Cioè non c'è una parola che ti insegna a essere il diverso, quello che non sa la lingua, quello che non capisce quello che succede, che c'è intorno a sé, perché non comprendendo la lingua non è facile.
come si fa? Dove si trovano quegli strumenti? Per... soprattutto quando si è da soli, nel senso che non hai certo. una comunità magari che può aiutarti. Beh, intanto ti ringrazio per la domanda che è molto curiosa e di fatto era tempo che non me la ponevano, quindi è bello ripensarci, ecco, doverci ritornare su questioni che avevo, come dire, archiviato, ma è bellissimo, ecco, condividerle qua assieme a te e al tuo pubblico. Come si fa? Sicuramente bisogna trovare in se stessi molto coraggio, perché all'inizio si tratta di quello, si è esclusi a prescindere oppure emarginati, ecco, forse è meglio trovare sì, questo termine. Dicevo, si è estranei proprio, ma quello esatto, e prevalentemente dipende dall'età in cui si arriva, ma magari non ci si riconosce nemmeno con quell'ambiente, no? Quindi non c'è neanche questa predisposizione. Tuttavia io sono stato privilegiato perché ero oltre che minorenne, ero proprio piccolo, insomma 9 anni, è vero che si è già grandicelli, ma diciamo che ha favorito molto, soprattutto il ciclo delle elementari, quindi per assurdo ho imparato subito, mi ricordo, insomma, le rivoluzioni, c'è cioè la storia dell'Italia, quindi questo mi ha aiutato molto, soprattutto il ciclo dalle elementari medie e poi alle superiori c'è già stato, come dire, un altro, l'inizio di un altro percorso. Consapevolezza che però ovviamente un 9 anni non ha, ce lo fa come fosse un innatismo, un automatismo. Quando è che ti sei fermato poi a riflettere su quello che avevi fatto, sulla forse la prima grande impresa che Albi Ox aveva fatto in vita sua, no? È proprio intimo questo, Fabio? Sì, certo, io, questo salotto, questo nuovo salotto. Ci basta per questo. Ti direi al compimento della maggiore età. Ai 18 anni, poco prima di trasferirmi qui a Milano, sicuramente ho realizzato che quel percorso, quindi già ovviamente comunicavo, avevo già la mia rete di amichetti, insomma, ai 18 anni ho realizzato che necessitavo frequentare un ambiente dove ci potesse essere, come dire, un po' più spazio. Spazio intendo dire proprio a livello di espressione, piuttosto che anche di... In realtà era una fuga dai pregiudizi con i quali avevo affrontato il primo ciclo, no? Okay. Cioè, i primi compagni delle elementari, te li porti dietro alle medie, quindi, come dire... Insomma, ci sono delle... Eri comunque lo straniero, eri comunque, okay. No? Quindi, dopo anche le superiori... elementari medie sì, alle superiori è stato decisamente nettamente più facile, perché avevo proprio scelto una scuola in un altro paesino, in una frazione della provincia, e quindi è stato facile partire perché non c'erano pregiudizi. Ecco. Il tuo amore per Milano nasce lì? Comunque, parliamo di Milano anche, che mi piace, dai. Nasce anche da questa voglia di fuggire da quel posto? O era comunque un po' quella meta, come fosse Hollywood, dove siamo per un attore, no? Cioè, allora, ambe le cose, la prima chiaramente è l'urgenza espressiva, l'urgenza di trovare una direzione, perché ripeto, stavo iniziando a comprendere un po' la cultura, ma c'erano moltissimi interventi che sentivo di dover fare sulla mia persona, lato interpersonale, lato professionale, soprattutto sulla formazione, e quindi feci questo atto di coraggio, insomma, paragonandolo all'età, quindi appena compiuto 18 anni, e disse alla mia famiglia: io vado. E a differenza, non hai fatto il fuorisede oppure ti sei inventato qualche corso universitario così, ma hai detto: vado a lavorare a Milano. Esattamente. I nostri nonni, in un certo senso, no? Molti nostri nonni l'hanno fatto dal paesiello della Puglia, della Calabria. Con la valigia di cartone, io l'ho fatto con una tracolla. Con una tracolla, con un Trenitalia da... Ok, non c'era più la Littorina che faceva tutta la Puglia, tutta l'Adriatico, veniva su, ma comunque con un treno un po' più moderno, ma arrivi in stazione centrale a un certo punto. Decisamente. So che ti ricordi che giorno era. Allora, in realtà ti ho detto il giorno, ma in questo momento non me lo ricordo, era estate però. Era estate. Perché io faccio gli anni il 24 di luglio, quindi credo che fosse un pomeriggio di un agosto, okay. Poco dopo pranzo. Miglior giorno dell'anno con cui andare a Milano, sarei dire. Sono due momenti in cui bisogna andare a Milano, ad agosto e a ottobre barra novembre, ecco, tu hai trovato... Mi piacciono le sfide. Infatti, le sfide. Cosa hai fatto il primo giorno che sei andato a Milano, te lo ricordi?
Sì, me lo ricordo. Allora, sono stato... Io penso che lui si possa fare la telecronaca minuto per minuto di quello che ho fatto dal momento in cui ho messo piede giù. Ma è, stazione centrale, è molto binario, semplice. Numero e poi via. Mi sono fermato in piazza... non è Duca, no, Duca d'Aosta, esattamente. E mi ricordo, ho proprio... sono stato fermo ad osservare. Mi colpiva moltissimo il movimento che si presentava davanti, ripeto. Nonostante fosse agosto. Nonostante, peraltro. La centrale è sempre movimentata. Ora sorrido, ma sì, effettivamente. E dopodiché ricordo anche questa sensazione di grandezza che ho percepito, perché, ripeto, venivo da, insomma, dalla frazione di un paesino, di una provincia, ecco. E mi incamminai, quindi presi il viale che da Stazione Centrale, sì, ti porta a Repubblica e poi, insomma, in Duomo, esattamente, e ho fatto una camminata dritta, onestamente senza avere indicazioni, senza chiederle, sembrerà romantico, ma non sapevo dove fosse il Duomo e ci sono arrivato seguendo tutto dritto, l'uscita da Centrale tutto dritto. È vero, effettivamente se viene a Milano, poi l'uscita da Centrale, sempre dritto, sempre dritto. Si arriva al Duomo, effettivamente. Sulla sinistra. E sempre lì, a un certo punto ci sbattete quasi contro. Questa è stata, diciamo, ecco, quella più significativa che merita, ecco, di essere condivisa. Quindi sicuramente c'era una ricerca di, proprio di libertà. E quando hai capito che Milano era quel posto in cui sì, si può fare quello che ho in mente? Beh, un po' subito, perché lo avevo scelto, quindi ero venuto delle precedenti, okay, volte, ma e poi, come dire, ci dovremmo avvicinare alla storia più vicina al nostro presente di ora, ma ti direi un 6-7 anni fa. Io risiedo qui da 11 anni, quindi ci fu un momento in cui, terminati, insomma, vari, la formazione, ho fatto dei cambi di lavoro, come si fanno, insomma, sì. Come si fa per coloro. La gavetta, infatti, sei partito dai lavori, sì, più bassi, hai passato attraverso i vari gradini. Ho fatto ristorazione, produzione eventi. La cosa bella quando parlo con te è che anche del lavoro più, diciamo, umile che tu abbia fatto, cosa, mi parli sempre che anche quello ti ha insegnato qualcosa. Cioè, ogni piccolo lavoro che tu hai fatto ti porta dietro qualcosa che poi ti serve oggi. Pienamente in accordo, decisamente in accordo. Io mi piace dire che il trucco sta nel capitalizzare le esperienze. Mi spiego meglio. Il primo lavoro che io ho svolto è stato il cameriere, molto condiviso da tutti. È sfidante, per le ore di lavoro, per le dinamiche. Tuttavia, io penso, grazie a quella disciplina, grazie alla disciplina di quell'ambito, ho imparato la relazione con il pubblico. Quindi ero una persona molto introversa, avevo le mie fragilità e quello proprio me le ha sradicate, cioè ha cambiato, come dire, il paradigma che c'era nella mia persona, la disciplina, perché è un ambito, io lo facevo poi all'interno di un contesto del turismo, degli hotel, quindi c'era, insomma, quindi sì. Disciplina quasi militare a volte, mi verrebbe da dire. Decisamente, della serie... Stirare i giornali al mattino, oppure regole che poi, insomma, le ho fatte mie anche fuori dal lavoro, ma ad esempio all'inizio mi colpì perché ci dissero, quando siete in un corridoio e di fronte a voi sta arrivando un ospite dell'hotel, okay, quindi già non si chiama cliente ma ospite, giustamente, voi vi dovete fermare, accostare al muro con le spalle e lasciare il corridoio a disposizione del cliente, quindi sono tutti accorgimenti. Diventare parte del mobilio, diventare possibilmente impandato. Diventare. No, ecco, però tornando alla tua domanda, decisamente sono state esperienze sfidanti. Il percorso, quindi, da qui, superato questo primo ciclo, ho trovato la mia direzione e lì ho capito che non che ce l'avevo fatta, ma che cosa avrei dovuto fare? Ecco, allora adesso fai come quando torni giù in Albania e mi hai spiegato a tuo nonno in Albania che lavoro fai, spiegamelo a me, perché io sono uguale, no? Cioè, sono il livello accidenti, è lo stesso, siamo un po' testoni, diciamo, e facciamo un po' di fatica. Allora, dopo tutto questo, però, ecco, nel tuo caso non è che un peregrinare, in realtà è un fare esperienza e camminare verso una meta, perché in realtà la meta magari non si chiama fare ingegnere, fare il veterinario, sempre fare di più, diciamo. Ma avevi un'idea ben chiara e in realtà lì sei arrivato. Ecco, come possiamo definire questo punto di arrivo oggi, che poi è il
un punto di partenza del nuovo Albi, poi, no? Decisamente, decisamente. Allora, di cosa mi occupo oggi? Parto da questo. Prendiamo appunti. Nonno, sorrido. Come si chiama? Ferit. Prendi carta e penna che cerchiamo di capire insieme cosa fa il nipote Albi, perché insomma non questa è così. Questa è l'ennesima sessione di... Non è facile, Mio nonno in me poveretto ci ha lasciato senza capire che lavoro facesse, perché non facevo ancora le trasmissioni, facevo un po' fatica a farglielo capire, quindi no, Ferit, dai, che ce la facciamo. È prevalentemente semplice, io mi occupo di relazioni istituzionali. Ok, relazioni quindi istituzionali. Già la parola indica, quindi relazioni e istituzionali. Nello specifico io promuovo quindi il dialogo, la collaborazione, utilizzo parole semplici, tra aziende ed istituzioni. E ovviamente quindi tra imprenditori e rappresentanti delle istituzioni locali piuttosto che regionali, quindi a livello anche nazionale, da adesso in poi, ecco. Quello che è curioso, che mi piacerebbe condividere con te, è come sono arrivato a occuparmi... Cioè, c'è gente che vuole fare questo lavoro, esiste la gente... Sì, rientra nella sfera del lobbying, no? Ok, che in Italia è una parola... complicata, perché sembra sempre una brutta parola, invece non lo è. Poi no, il lobbying lobbying a fin di bene, cioè il lobbying in realtà nasce come quello, poi di fatto è... perché non esiste una parola italiana per definirlo, cioè lobbying, advocacy, alcuni che usano, sì, perché c'è, rientra nella comunicazione, poi adesso insomma con tutti gli strumenti digitali anche la sfera del lobbying all'interno è costituita da varie discipline. Detto questo, quindi la mia quotidianità consiste nel tante telefonate, tanti incontri, e queste sono, come dire, il parte della ricetta. Tuttavia... Questa è la semina. Questa è la semina, no, esatto. Non so, okay. Per poter quindi arrivare all'incontro o alla telefonata, quindi tra le parti, c'è un lavoro di studio e di approfondimento dei vari profili, no? Cioè l'esempio pratico che faccio è se tu... mi incarichi di poter e mi dici voglio parlare con il presidente di XYZ società che si occupa di comunicazione la più grande in Italia, allora se quel profilo fa già parte del mio portfolio, no, della mia rete professionale, io insomma ti chiedo qual è il tuo obiettivo, di che cosa vuoi parlare con lui, in modo che io A, preparo la tua introduzione nei suoi confronti e B, preparo lui affinché sia predisposto perlomeno all'ascolto in un primo luogo. Detto che questo, non è poco, già, complimenti, grazie Albi. Insomma, c'è gente che difficilmente ascolta gli altri, quindi grazie per convincere di ascoltarci. E qualora il profilo, quindi, invece, che tu desideri incontrare non faccia parte della mia rete, è un doppio lavoro, nel senso che devo io in primis presentarmi e spiegare perché voglio promuovere questo incontro e quindi preparare questa, fare la tua introduzione, la mia. Chiaro. E quindi crearti una condizione favorevole intanto affinché tu possa esporre quello di cui tu hai bisogno. La stiamo semplificando, e non voglio offendere gli amici lobbisti. Di fatto la lobby nasce come rappresentanza di interessi tra il privato verso il decisore pubblico. Chiaro. Però io ho iniziato veramente agli esordi con scrivendo dei piccoli bandi, delle sezioni di un bando. Quindi ti racconto questo per spiegarti che è una disciplina che richiede una certa predisposizione, cioè non è un lavoro che uno si sveglia e dice voglio fare il lobbista. Okay. Ci si arriva un po' per una serie di percorsi o di partecipazioni in cui ci si trova, potrebbe rientrare anche nella consulenza prevalentemente, però poi è proprio l'attività che consiste in questo, quindi studio del profilo e far sì che la domanda e l'offerta si incontrino, ecco. Questo ti ha portato anche a essere all'interno, comunque diciamo, a far parte di alcuni eventi che a Milano sono ormai parte del calendario milanese a tutti gli effetti, no? Beh, abbiamo anche fatto molte cose insieme. No, quindi... cioè, dire, colgo anche l'occasione di ringraziarti, perché tu mi stai intervistando oggi in qualità di ospite, io sono estremamente, come dire, grato anche del rapporto interpersonale. Tu anche stesso mi hai dato la possibilità di poter sperimentare assieme, no? alcune progettualità proprio in questo studio, ma con un'impostazione diversa. E studio è sempre questo, non è mai sembra tanto, ma è sempre questo. Abbiamo cambiato la posizione del banco, poi cambia il tavolo, cambia cosa c'è attaccato ai muri, cambia cosa c'è attaccato al soffitto, ma sempre quello è.
Mi ricordi la domanda, per cortesia? No, dicevo appunto che quindi tu sei stato a far parte anche di alcuni eventi che ormai sono certo. A tutti gli effetti gli eventi di Milano. Certo, sì, sempre appunto grazie al, diciamo, al prevalentemente al lavoro, quindi alla professione, che quindi richiede una partecipazione mia attiva in diversi tavoli, no, dove si parla prevalentemente di impresa giovane, di start-up, di territorio, di sviluppo del territorio. Dunque sono reduce dall'ultimo, che è stato il forum dei giovani innovatori, promosso da un'associazione che saluto, Angi, il presidente Gabriele Ferrieri, e loro mi hanno insomma convocato dicendomi: vogliamo realizzare, come dire, un prodotto di qualità nel territorio. Loro sono di Roma, quindi insomma, fanno questa iniziativa a Milano anche per cercare di creare questo dialogo. Quindi io ho colto questo stimolo e poi chiaramente ho coinvolto relative parti che stanno sul territorio di Milano. Cosa, di cosa ti sei occupato quando hai fatto il 5 evento? Perché fin dove arrivi? Ah certo, sicuramente dell'invito ad alcuni ospiti, quindi sia personalità di Milano, platea, diciamo. Sia la platea, sia quindi di fatto reti giovanili. E poi chi doveva parlare sui panel, immagino. Esattamente, perché di fatto il mio ruolo era di curatore di due panel e presentatore e moderatore, quindi poi anche c'è stato un lavoro di contenuti, di creare, ne abbiamo fatto uno su formazione, investimenti, sicurezza e un altro invece sull'impresa giovane made in Italy e diciamo sulle frontiere del business internazionale, quindi le imprese che nascono qua come fanno a preservare il valore del made in Italy quando guardano fuori, no? E valorizzarlo. Quindi poi Digital, come che Digital Innovation Days, giusto, certo, certo. Lì, di cui ormai siamo in parte integrante, no? Io Digital Innovation Days, tutte e tre, anche Italy, mi piace Digital Innovation Days Italy. Io per Digital Innovation Days sono il direttore delle relazioni istituzionali e in parte anche della comunicazione, nel senso che definisco appunto un po' tutte le partnership, no? Quindi da fuori all'interno del format. Anche loro sono stati un attore molto importante per il mio percorso professionale, in quanto di fatto sono stati quasi i primi a comprendere il valore della mia professione. Nel senso di, ok, vai, allora lavora in autonomia, insomma, crea reti, crea partner, trova sponsor, eccetera. E ha funzionato e quindi è stato bello poi, ecco, non dover più dire, avete visto che ha funzionato, è stato tutto molto, molto semplice. Poco prima di questo appunto mi ha organizzato anche degli eventi autonomi e mi sto pensando su una cosa: sicuramente avrei dovuto a un certo punto scegliere un catering per i tuoi eventi. Com'è stato ricordarsi in quell'istante che tu eri un cameriere e poi hai dovuto scegliere? Ma allora non hai fatto quel pensiero in quel momento? Ma costantemente, okay. Peraltro siamo già a un livello successivo in cui, non so se ahimè o per sfortuna, ma da parte mia lo interpreto con piacere, incontro proprio degli colleghi che ancora esercitano quella professione. Ah, ok. È impattante, cioè fa impressione, no? Perché comunque parliamo di 10 anni fa, no? Esatto, sì. Che da una parte è tanto, dall'altra può essere niente. A Milano a volte è niente, passa in un attimo, 10 anni. È stato un percorso molto rapido, considerando insomma, diciamo, più che i traguardi, la direzione e anche ecco, il valore che si è generato con tutte queste partecipazioni. Se ti dovessi riassumere che cosa ho fatto e perché ci sto riuscendo, è perché ho partecipato tanto. Come tu sai, anche con quando lavoriamo insomma, a un altro tavolo, quello degli expat, loro mi dicono ma qua è una città complessa, è difficile creare relazioni oppure banalmente fare amici. E io dico, beh, certo, partite però con una considerazione errata, che è quella che gli altri vi chiamino. Siate voi l'amico, cioè siate propositivi. Questo ovviamente richiede una certa anche... Sì, infatti mi sembra che tu non hai avuto problemi a conoscere gente, applaudo qualcuno, Albi, mi sembra che su quello posso dire a tutti, se c'è bisogno, lui parla con chiunque. Anzi, faccio presente l'assoluta disponibilità. Un po' di colonne anche del Duomo, nel caso, se non niente, si allena nel frattempo. E adesso che rapporto hai con questa città? La amo profondamente, mi commuovo anche solo a parlarne sotto certi aspetti e anche in questo momento non so perché, ma mi hai fatto venire in mente un frame del video di Local Team durante il Covid con Milano vuota. Ahimè io ero capitato fuori, quindi non me la, per assurdo avrei voluto vivermela
Cioè, mi sento un traditore nell'essermi trovato fuori dalla città. Hai usato la parola giusta. Io volevo chiederti questo invece, volevo chiederti il contrario. Ti sei mai sentito tradito da Milano? Personalmente no, perché ci ho applicato una logica molto positiva. Ok. Come sai, posso risponderti meglio a questa domanda dicendoti come ho fatto non solo a non sentirmi tradito, ma a far sì che anche altri non lo facessero, ovvero col progetto di Milano Integra. Cioè, ad un certo punto io mi sono sentito quindi realizzato nel lavoro, o perlomeno insomma di aver trovato la mia strada, quindi si trattava solo di implementare e di valorizzare, ma avevo io una sensazione di debito nei confronti delle persone che mi hanno aiutato, insomma, della città, del luogo. Allora ho detto, devo fare qualcosa affinché le persone nuove che arrivano si sentano un po' orientati, no? O comunque accolti, e quindi così nasce Milano Integra. Quindi l'obiettivo è far sì che i nuovi arrivati abbiano, lo dico in inglese perché in italiano la parola è un po' stuprata, l'accoglienza, in inglese è onboarding. Okay. No, perché sai che qua facciamo sempre le associazioni. Onboarding. Come l'onboarding. È un imbarco quasi. Sì, esatto, è come l'imbarco. Casa, quindi cioè, tu arrivi, c'è qualcuno che sei preso dentro che la ti casa, dice benvenuto a Milano, che sembra elementare, ma benvenuto a Milano. No, accoglienza, sì, forse una perché viene perché viene semplicemente associato alle persone irregolari, alle dinamiche della migrazione. Quasi anche più una cosa caricatatevole, per cui ma sì, ti accolgo, vieni, ti metto la copertina addosso perché hai freddo, sì. Quindi è ancora un po' legato a quello. Rispondendo alla tua domanda iniziale, che ci piace sempre fare un po' queste parentesi, non mi sono mai sentito tradito, ma perché ci ho creduto. Cioè, io ho dato fiducia a questa città e me la sta restituendo dopo 11 anni. Quanto è difficile questa città, però? Cioè, non ti mai voglia Non me ne voglia il buon amico Andrea Cherchi, che la chiama semplicemente Milano, sì, perché seguivo l'intervista. L'ho già cazziato sotto qua, gli ho detto, ma che complicatamente Salutiamo Andrea. Difficilmente è sempre più complessa, perché sempre. Poi adesso se dobbiamo trattare la Milano di oggi, quindi se non apriamo neanche le parentesi del caro affitti, eccetera eccetera, sicurezza eccetera eccetera, è complessa perché io dico è una città caotica. Il caos come fattore preso a sé, cioè nell'educazione che abbiamo ricevuto, è come un elemento di disturbo, ci destabilizza. Tuttavia, risiedendo qua e, come dire, utilizzando certi filtri, in realtà il caos genera qualche cosa. A me piace interpretarle che alcune di quelle cose sono opportunità. Cioè c'è il dinamismo, la bicicletta si sta in equilibrio perché ci si muove, parafrasando. Quindi la città non ti tradisce. È la nostra mente che delle volte ci porta a dire basta, qui ho finito, oppure qui posso farci, oppure non mi muovo più da qua. Non sei arrivato al basta, qui ho finito, perché non ho più modo di, ma anzi, come diciamo prima, adesso che sei arrivato a un certo punto, questo è il punto di partenza. Decisamente, no? Famosa rinascita. Questa è casa. Milano viene qua. Questa è casa. E mi piace ripetere. Cosa sarà domani? Cosa sarà il domani? Cosa sarà i prossimi 10, 15, 20 anni? Di Milano? Di Milano e di Albiox. Parto da Milano, che le voglio tanto bene. Ma sicuramente sarà ancora più multietnica, multiculturale di quello che già è. Che di fatto è un luogo attrattivo, vuoi per l'offerta formazione, quindi per le università, vuoi per l'offerta professionale, quindi vuoi per il numero ulteriore, di kebab buonissimi, buonissimi, vuoi per il numero di persone interessanti che ci sono, quindi sarà un, come si dice in inglese, un hub, no? Lo è già, secondo me, però sarà proprio, cioè avremo la percezione di trovarci veramente a New York, no? Ci piace già dirlo, ma è ancora, presenta ancora delle dimensioni locali, no? Come sai benissimo, quindi ti sposti in dei quartieri un po' fuori dal centro e capisci di essere in un luogo dove ancora conta, come dire, non c'è quel caos in certe zone.
sicuramente sarà quindi ulteriormente più caotica, no? Una sorta di contaminazione consapevole, ma per assurdo io credo che sarà più inclusiva, perché il tempo scorre, le generazioni cambiano, per fortuna o sfortuna, io credo per fortuna. Perché saremo tutti nuovi milanesi. Saremo tutti nuovi milanesi. A parte te, io vorrei... Sì, non sono così geloso del mio F205 sul codice fiscale, devo dire. Quindi... Invece Albi? Albi Oxa, cosa farà? Facciamo 3-5 che è più facile. Sì, domani 5. Io, quando uscirai di qua? Io pianifico e anche diciamo vivo la mia quotidianità a cicli di 3 anni, che 3 che poi diventano 5. Questi famosi piani quinquennali. memoria. Un business plan. Allora, sicuramente sarò ancora a Milano, e questo lo dico, come dire, facciamo come striscia, facciamo un nodo, e tra 5 anni, se non sono qua, mi vieni a prendere. Ma che ce ne fai a Johannesburg? Questo lo dico proprio in virtù del fatto che, insomma, avendo concluso il mio ciclo, insomma, di integrazione, di inserimento, ora sono in una fase in cui sto lavorando per questa città, per me e per la comunità e per il territorio. C'ho molto lavoro da fare, molto, oltre alla professione, parlo proprio a livello di contributo, insomma, di sviluppo, ecco. Quindi vuoi un po' l'associazione Milano Integra, vuoi anche tramite il lavoro, di fatto poi contribuisco a portare, cioè se mi propongono un evento a Roma, dico no, ma facciamolo qua, perché è un esempio, mi saluto gli amici di Roma. Facciamolo assieme, dico, no, piuttosto, ecco. Quindi sicuramente sarò a Milano. Auspico di avere fino ad allora consolidato ulteriormente le relazioni con sia professionali che anche personali, con i soggetti, con le persone con cui io quotidianamente conferisco, ma soprattutto, questo vale forse per i 10, no, facciamolo già per i 5, così anche qua il nodo. Bravo, devo pensare in grande. E ad un certo punto chiaramente vorrei applicare questa, non solo questa buona volontà, ma anche queste competenze per candidarmi ad un incarico amministrativo, quindi che sia, insomma, che sia in comune inizialmente, perché magari è anche più facile versare il proprio contributo. E poi, quindi c'è sicuramente il percorso della politica. E anche questo, per assurdo, grazie a... Perché è il modo migliore per togliersi gli amici da Facebook, quello, no? Cioè quel giorno sarà il giorno in cui metà di noi ti saluteranno, Albi. Dipende da che parte andrai. Sì, così. Ma io ti seguirò sempre, perché io dovrò fare la cronaca di quello che combini, quindi dovrò seguirti comunque. Anzi, da una parte all'altra andai. Da una parte andai, il mio nome non lo cancellerai. Dimenticavo una domanda. Sì. Ah no, ecco, appunto. Tu fai tanti incontri. Sì. E con tanta gente. Chi non hai ancora incontrato, ma che ti piacerebbe incontrare? Penso tu ti riferisca a Milano? Sì, sì, a Milano. Chi è che c'è di Milano? Chi? Il milanese o qualcuno che... Sì. Ma no, ma non sono milanese. Sai, nel mondo, adesso, cioè, frega. Sai, puoi chi, dire sai anche, puoi dire anche Rihanna, mi puoi dire. Non mi frega niente. Ma di chi... Sai chi mi manca di Milano? Linus. Linus? Ma perché ho scoperto che... Cioè io, per me, quando mi sono trasferito addirittura, per me lui rappresentava il milanese. Sì. Non recentemente, già tempo fa, vengo a sapere che invece è pugliese. Pugliese, tutta la famiglia pugliese. Cioè, tutta la DJ è affascinante, pugliese, è affascinante. Cioè, ragazzi, sì, noi sì, parliamo sì, di integrazione e di inserimento, ma cioè, Linus si può dire che è il prodotto dell'integrazione di Milano. Sì, cioè, sì, e anche poi di quello lui che, cioè, della, sì, di quello che hanno realizzato. No? Quindi, anche. Ecco, quindi, e di una radio, quella DJ, ad esempio, che è molto nazionale, ma milanesissima nel suo essere. Cioè. Ripeto, io pensavo fosse... Deve fare tac come... DJ tac sarebbe... DJ tac è carino. Come cioè, ciumbia potrebbe essere... Cioè, negli eventi, ma non abbiamo avuto ancora Linus, occasione dice, di conferire, sicuramente, insomma, nel Linus prossimo lo invitiamo, quando facciamo qualche prossima iniziativa, Linus. Interessante. Interessante, adesso mandiamo questo pezzettino. No, stanno cercando DJ in questo momento, quindi c'è chiunque a Milano sta mandando provini al DJ, perché c'è aperta la... Io non gli mettiamo questo pezzo, così lo vedono, intanto lo remixiamo, e intanto non ci prendono come DJ, come speaker, ma intanto arrivano e Linus verrà al tuo prossimo evento, nel caso, va bene, facciamo così. E quindi segniamo anche questa, va bene.
Albi, dacci invece le coordinate per poter seguire quello che fai, soprattutto con Milano Integra. C'è un sito, una pagina, cosa possiamo fare? Come possiamo allora seguire? Sì, per Milano Integra ci sono i canali social, la pagina e i profili si chiamano Milano Integra, il sito è www.milanointegra.org e potete trovare insomma tutte le nostre attività passate, trascorse e anche quelle future che avremo cura di caricare. Invece per quanto riguarda il mio profilo, Albioxa, su tutti i profili social, quindi Instagram, Facebook, anzi per ordine Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Per ordine, ma prima Facebook e Instagram. Ho già aperto anche il canale. Questo anni in cui è nato, cosa gli dà l'idea dell'età. Devo dire Facebook, quanti anni Instagram. Ho? 29. Okay, quindi Facebook, Instagram. Beh sì, sono poi stati LinkedIn dopo, Facebook, mettiamo. Instagram, LinkedIn okay. È arrivato dopo e sì, Twitter. Stessa... sono boomer già. Sì. Ma sai che adesso ho scoperto che la parola boomer è utilizzata solo dai boomer. Certo. Cioè, chi dice boomer è... che siamo lenti. Chi lo dice sa di esserlo, un pochino. È un po' così, sì, ho scoperto questa cosa, me l'hanno comunicato le giovani menti che ho di là in redazione. Il feed della quotidianità è troppo rapido, ti piace sì. Questa? Beh, sì, sì, bellissimo. Com'è allora il feed... Il feed della quotidianità è troppo rapido. Oppure scorre troppo rapido. Scorre troppo rapidamente. Non è male, potremmo farci una maglietta adesso. Ci diamo di secondo cosa. Ma è troppo lunga. Faccio vedere davanti e dietro. Proprio perché sono boomer, uso davanti e dietro anche. Albi, grazie. Grazie, grazie del tuo racconto, grazie della tua testimonianza che secondo me è una di quelle belle storie che spero facciano quella famosa parola che si usa poco adesso perché abbiamo paura per dopo Covid, ma che è la contaminazione. No, che tu devi contaminare con la tua storia, perché la contaminazione è di un bel virus positivo, nel senso che porti una storia bella che sì, no, io non credo alle cose credi, fai, quelle robe lì, no, devi avere come dicevi tu un po' di predisposizione, ma chissà che c'è qualche altro Albiox che ci sta ascoltando, che ha comunque la predisposizione di tutto, che però magari vacilla un attimo, no, ce la puoi fare, se fai come ha fatto Albi, ce la puoi fare, ci sono momenti penso difficilissimi, momenti invece in cui le cose poi arrivano e uno non se l'aspetta, insomma, bisogna sempre essere pronti. L'importante è avere pronti, una, no? Una visione, okay. E condire quella visione, oppure costruirci, che com'è un po' la realtà aumentata, no? La nostra visione. L'importante è comunque allocarci delle cose in quella visione e chiaramente far sì poi anche nella realtà di fare delle azioni che poi ti portino sempre di più a realizzarla. Chiarissimo, chiarissimo. Va bene. Miei carissimi milanesi, qui con noi Albi Oxa, grazie mille Albi, grazie e complimenti Fabio per quello che fai. Grazie a te per questa accoglienza e soprattutto per il contributo che versi alla nostra città. Non grazie, siamo soli. Non siamo soli, no, ecco, potremmo chiamarmi così questa missione. No, non siamo soli, noi siamo Milano. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito, miei carissimi milanesi, torno alla prossima puntata. A presto.